Per coloro che quest'anno si incamminano verso Santiago, che fanno questo pellegrinaggio che ha fatto il Beato Marco, e abbiamo allora sia i nostri scout di Solodezzi di Mondaino, sia l'associazione di altri livelli che vanno a Santiago, tante persone che partono qua da noi, dalle nostre zone, dai nostri paesi, anche da Solodezzo, e per andare a Santiago. Allora vogliamo fare questo momento di preghiera per loro e vogliamo chiedere al Beato Marco che aiuti ciascuno di loro in questo loro camminare, in questo loro andare verso Santiago. Nel nome del Padre, del Figlio, dello Spirito Santo. Il Signore che viene a visitarci come sole che sorge per guidare i nostri passi sulla via della pace, sia con tutti voi. Raccomandiamo al Signore questi nostri fratelli e sorelle che stanno per partire per Santiago di Compostela, perché inizino e concludano felicemente il loro viaggio. Sulle strade del mondo lodino Dio nelle sue creature, e sperimentando la sua volontà nell'ospitalità fraterna, portino ad ogni uomo la lieta notizia della salvezza. Affabili e cordiali con tutti, sappiano presentarsi a vicenda, aiuto e consolazione. Preghiamo insieme, diciamo, ascoltaci col Signore. Ascoltaci il Signore. Padre Santo, il tuo unico Figlio si è fatto per noi viandante e via, per venire a te. Fa che lo seguiamo con perseveranza, mentre ci diciamo la strada. Tu sei vicino sempre e dovunque a chi ti serve. Custodisci e proteggi i tuoi figli perché ti sentano compagni lungo la via e compensare e la parte. Preghiamo. Noi tuoi servi, che per amore del tuo nome andiamo pellegrini
a Santiago di Compostela. Sii per noi compagno della marcia, guida nelle difficoltà, sollievo nella fatica, difesa nel pericolo, albergo nel cammino, ombra nel calore, luce nell'oscurità, conforto nello scoraggiamento e fermezza nei nostri propositi, perché con la tua guida giungiamo sani e salvi al termine del cammino e arricchiti di grazie e di virtù torniamo illesi alle nostre case, pieni di salute e perenne allegria. Per Cristo nostro Signore. Amen. E lo ricordo il mandato. Quando l'uomo ha innalzato gli occhi al cielo e vi ha intravisto il riflesso di un Dio, si è messo in viaggio per cercarlo. Il pellegrinaggio è nato così. Il pellegrinaggio di Santiago si adorna di segni per poterci indicare la via del cuore che ci porta al nostro Dio. Prima consegna la bisaccia. Ricevi, ricevete questa bisaccia che sarà il vestito del tuo pellegrinaggio, affinché, vestito nel modo migliore, sarai degno di arrivare alla porta di San Giacomo, dove si deve di arrivare, e compiuto il tuo viaggio tornerai nel sano e salvo con grande gioia, se così vorrà Dio che vive regna per tutti i secoli dei secoli. La seconda consegna è il bastone. Ricevi questo bastone per sostegno del viaggio e della fatica sulla strada del tuo pellegrinaggio, affinché ti serva a battere chiunque ti vorrà fare del male e ti faccia arrivare tranquillo alla porta di San Giacomo. E compiuto il tuo viaggio, tornerai da noi con grande gioia, con la protezione di Dio che vive e regna per tutti i secoli dei secoli. Il tema per il segno è la corona del rosario. Ricevi questo rosario affinché Maria ti sia madre e compagna durante le fatiche del pellegrinaggio. La preghiera guida il tuo cuore e la tua mente verso l'incontro autentico con il Dio di Gesù Cristo, in unità con lo Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Quarto segno della conchiglia. Ricevi questa conchiglia, simbolo del pellegrinaggio compostela. Essa si ricorda il battesimo. Da Dio siamo stati generati e ciascuno per la sua strada la ritorniamo. La conchiglia è anche il simbolo del cuore, perché è proprio lì che Dio desidera essere cercato, per Cristo nostro Signore. Adesso mi giro verso i benedetti per dare loro la benedizione. Il Signore sia con voi. Rispondiamo amen ad ogni evocazione. Dio nostra salvezza, ci guidi nella prosperità e nella pace. Il Signore ci assista e ci accompagni nel nostro cammino. Con l'aiuto del Signore giunga felicemente a termine questo pellegrinaggio che iniziamo nel tuo nome. E la benedizione di Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi e con voi rimanga sempre. E buon cammino, ecco l'aiuto che vi ha donato.
facciamo tanti sicuri auguri, buon cammino e buona strada. Noi vi ringraziamo per il privilegio e speriamo quest'anno sia una nostra scala, speriamo che il prossimo anno ci siano anche persone di Saudeggio, saremo orgogliosi di portare con noi persone a Saudeggio fino a Santiago. Parlando della bella cosa che vi ha domato con Santiago, da cui grazie a tutti.